Ecco qua, chiedo scusa, non avevo attivato la chat, pazienza, intanto tiro fuori il filo. Mi è sfuggito. Qui non è bagnato. Bagniamo poco poco, altrimenti non posso tirare fuori il filo perché questo tipo di filo si spezza se non si bagna. Allora, se avete il divano in ratta, non buttate mai, non buttate mai, non buttate mai i mobili perché vi possono servire i fili per sistemare un divanetto in ratta, come sto facendo io. Sto smontando un vecchio cesto che avevo per recuperare il filo per poter legare il pezzo del divano che è lento senza questo. Siccome il filo attualmente non si trova, purtroppo, e devo aspettare che si asciughi, che si bagna, che si allenta. No, ancora poco. Siccome il divanetto attualmente, il rattan, che sarebbe questo, non è introvabile, devo sacrificare un vecchio mobiletto, capire, andrebbe buttato. Devo sacrificare un vecchio mobiletto per poter lavorare il divano. Infatti, a casa mia non si butta mai niente, come si dice. Qui non si butta niente. Non si butta niente. Aspettiamo un attimo. Sì, mi continuo a sfilare questo. Mi fermerò quando si finisce il filo. Tanto dietro ho già bagnato per un altro pezzo, ho bagnato anche il laterale. Vedete come non si spezza? Se non l'avessi bagnato, questo si spezzerebbe. L'avete visto mille volte. Questi tra che si bagnatelo, non si spezza niente. Potete lavorare. Io sto sfilando questo, togliete una pulitina con un po' di sapone. Ho sentito un crack. Allora non è ancora abbastanza bagnato. Vediamo un altro po' d'acqua. Vediamo ancora un po' d'acqua. Aspettiamo un attimo. Intanto controllo dietro. Lo facciamo stare un attimo. E controlliamo dietro perché gli ho bagnato questo. Prima ho bagnato qui per poterlo tirare senza che si spezzasse il filo. Adesso vi poggio, così magari riuscite a vederlo. Giro il telefono, date pazienza perché io sono da sola. Alberto è andato a comprarmi del materiale. Questo. Allora. Devo capovolgere. Allora, questo filo che adesso sto avvolgendo giù, questo che ho avvolto qui, si è rialzato, ve lo faccio vedere. Questo filo che sto tirando giù, che adesso si fa tirare perfettamente, sicuramente era legato a questi due pezzi che sono spezzati. Siccome non posso, che io vado fuori fuoco, siccome non posso rilegarlo, adesso vado giù e ci butto due graffette. Se devo capovolgere il divano, però devo prendere la graffettatrice. Adesso vediamo un attimo. E questo è un lavoro, devo girare, girare, girare. Continuiamo a tirare fuori questo che mi serve il filo. Allora vi ripoggio un attimo. E purtroppo questo lavoro è fatto così. Questo lavoro è fatto così. È fatto con la, è fatto con me, è fatto con ma. In genere lavoro da sola, senza chiacchierare, però se non chiacchiero voi vi annoiate. Allora, qua si è spezzato, adesso lo tronchiamo prima che si continui a spezzare. Ci vuole le forbici. Un par di forbici, no? E facciamo da. Ah, sono da per bambini, ma ho questa portata di mano, tagliamo, spezzato qui dove. Eccolo qua, lo tronchiamo qua. Abbiamo il primo filo. Adesso gli do una pulitina, un attimino una spugna con un poco di sapone. Arrivo subito. Un po' di sapone. Ho la pulita. Ecco qua, ti do una piatta.
Allora, ecco, rieccomi qua. Io lavoro dentro perché fuori si seccherebbe troppo velocemente questo tipo di materiale. Siccome va assolutamente lavorato bagnato, se sono fuori, quel caldo che fa, si secca in un attimo e non va bene. Allora, mi sposto col telefono, mi metto qua. Faccio qua. Devo legare questo pezzo qua, lo ricordate ieri? Questo pezzo. Aspetta, che lo rigiro con la telecamera. Allora, tu devo legare questo pezzo. Questo. Come fare? Infilo questo cordone, questo cordoncino. Eccolo qui. Dov'è? Eccolo qua. Qui dentro. Lo faccio vedere qui, qui in mezzo. Poco poco, un paio di centimetri, e poi lo avvolgo intorno in modo che lo posso bloccare. Mi poggio perché con due mi servono due mani per farlo. Due mani e una pinzetta. Vediamo farlo senza pinzetta. Aspetta, mi giro un attimo. Vediamo un po'. Iniziamo a legare qua. Vuole il punteruolo e il arrivo subito. Se un punteruolo e una pinzetta. Non ho trovato la pinzetta, eccomi qua, ciu ciu. Non ho trovato la pinzetta, lo faccio con il cacciavite e le pinzette. La pinzetta, non ho trovato il punteruolo. Allora, no, prima chiedo scusa, non avevo attivato la chat. Succede, sono rincoglionita. Allora, stavo dicendo, devo rinfilare. Perché se ti sei collegata adesso, perché prima non c'eri. Allora. Io sto restaurando questo divano in rattan, li avete visti mille volte. Siccome il filo rattan, questo tipo di materiale, attualmente, grazie al lockdown, non è trovabile a prezzi ragionevoli, che ho fatto? Ho tirato via il filo, questo filo, da un vecchio cestino, ovviamente bagnandolo, quindi notate, questo è bagnato, è asciutto, perché altrimenti non posso sfilarlo. Adesso ho preso il filo, gli ho dato una pulita con il sapone, adesso vi poggio. Rigiriamo. Allora, devo infilare questo filo. Aspettate un attimo, è un casino, una mano sola. Allora, devo infilare questo filo qui dentro, e per quello ci vuole la pinzetta, per poterlo legare qui intorno. Vediamo un po', qui intorno così. In modo che fisso, perché qua è il ballerino. Ok, questo va tutto fissato. Adesso vi poggio, perché altrimenti non ve lo posso fare vedere. Cioè, lo fa vedere per modo di dire che c'è poco da vedere. Allora, mi prendo due pinzette. Allora, devo legare qui. Io me ne accorgo che qui ce ne sono i fili di appesi, poi taglierò via. Qua ce ne vanno due. Allora, infiliamo qui. Me ne accorgo che diventa secco immediatamente in bagno. Faccio vedere un attimo. Allora, ho preso il dispositivo, sto infilando il pezzo dentro il cordoncino, almeno per un paio di centimetri, almeno arriviamo fino a qua, in modo che poi posso, faccio prima questo lato qui, e poi questo lato, l'altro lato, che ce ne vanno due, in modo che posso legarlo. Ciao! Chiedo scusa, non me l'ero accorto che l'avevo disattivato. Katia, vedi, sto reincastrando il filo. L'ho sganciato da un vecchio cestino che avevo. Perché questi cestini non li butto mai. Perché capita che
non trovo il materiale, che non trovo il materiale e secco. E mi arriva un lavoro all'improvviso come questo e sto bagnando poco a poco, altrimenti vediamo se riesco a fartelo vedere direttamente. Aspetta, allora, no, quasi dice cadu, quando si butta, vedi, sto cercando di fartelo vedere con una mano. Questo si infila qua. Con una mano è un casino perché devo spingere. Si sta sfaldando, adesso lo devo, se sta sfaldando lo devo tagliare. Mi poggio altrimenti non riesco a farlo con una mano sola. Abbiate pazienza. Ciao Lucia, grazie. Lavoro di pazienza. Allora, vi giro un attimo perché io così non posso tenerlo, con una mano non è possibile farlo questo lavoro. Vi devo poggiare per forza. Ve lo faccio vedere da sotto, così vedete la mia faccia. A meno che non lo infilo da sopra, ma quasi quasi lo infilo da qua. Allora, io sono piccolina, ci vuole. Aspettate, siccome sono piccola, mi prendo un rialzino, sono bassa. Rialzino, perché non posso farlo da fuori, ecco, sono più alta, non posso farlo da fuori perché c'è troppo caldo e si secca troppo velocemente posso provare col l'ago, proviamo col l'ago, si secca, no, è piccolo, non è quello grande qui. Si secca troppo velocemente il midollino e non fa lavorare perché si spezza. Questo momento è umido. Non deve essere bagnato del tutto, altrimenti fa questi tipi di fili. Non so se li vedete. Questi filetti. E sono un casino a toglierli questi fili. Allora, partiamo da qua. Allora, mi serve questo. Questo mi serve per alzare il filo. Complesso? Guarda, Lucia, te lo faccio vedere. Devo alzare, io parto da qui per poter rilegare questo pezzo perché è lento. E per poter mettere giù il filo, devo alzare filo per filo. Io in genere uso un punteruolo, se non lo trovo uso un cacciavite piccolo, perché io devo legare questi pezzi che sono spezzati, chiedo scusa che sono veloce, come qua, hanno legati giù. Purtroppo il in genere uso il midollino nuovo, ma per il lockdown purtroppo. Un attimo che c'ho una chiamata. Scusa, ero al telefono con Alberto. Allora, chiedo scusa, mi hanno chiamato al telefono e si è scollegato. Anche questo, e non fare niente tutto il giorno come qualche malalingua dice. Aspetta, non vedo di nuovo la chat. No, non fanno niente dalla mattina alla sera. Tu non fai un cazzo dalla mattina alla sera.
ti spezzare. Non ti spezzare. Mi è caduto il cacciavite, dov'è? Non vedo la rotta. Ci vuole abilità, forza e pazienza. E ancora di più se perdi i pezzi per terra. Opala! Purtroppo il mio lavoro è fatto così. La voglia. Ma a me non mi tange, guarda. Io conosco il mio lavoro, anche perché io purtroppo, se sono con voi in chat, il lavoro rallenta molto, perché devo verificare, controllare anche la chat. Quello mi porta un certo rallentamento. Vi faccio vedere dove sono. Allora, in questo momento sono, vi giro la chat. Ecco qua, sono in questo punto. Io quanto tempo ci ho messo? Perché devo andare piano piano, altrimenti spezzo qui, se spezzo questo siamo fregati. Vado giù piano piano fino ad arrivare qui per poterlo legare e poi tornare indietro. Perché io lo prendo, lo leggo intorno, lo tiro fuori e torno indietro. Funziona così. Veramente non funziona così, però in questo caso farò così, perché non ho, se no devo smontare tutto il divano e non esco più, addio. Allora, io vi ripoggio, perché non posso farvelo vedere diversamente, non posso, si vede qua, no, perché è un punto strategico, non può, ve lo lascio così, vedete la mia panza. No, l'ho sfidato, che cavolo. Per restaurare un divano del genere ci vogliono parecchie ore. Per fortuna non è molto impolverato, altrimenti mi toccava mettere la mascherina. Perché io lavoro abitualmente con la mascherina. La mascherina fa male, la mascherina fa male. E fa male, fa male. Io ci lavoro sempre con la mascherina. Questo per fortuna non è molto rovinato. Facciamo così, 18 minuti di minchiate, io chiudo la live, altrimenti non esco più. Dai, avete capito più o meno che lavoro di precisione è? Io chiudo la live, me ne vado e finisco di lavorare sto pezzo. Dai, ciao ciao ragazzuoli, buona giornata.